L'equilibrio della pandemia è ancora molto instabile perché la protezione del vaccino non è duratura. Si paga il prezzo di 150 decessi al giorno in Italia. Il SARS-CoV-2 è la maggiore causa di morte, il che ci porta indietro di qualche secolo, quando le malattie infettive erano appunto la prima causa di morte. Quanto ai contagi, ormai si sono stabilizzati a circa 70.000 al giorno a livello nazionale. Numeri importanti che l'uso della mascherina non è più in grado di contenere, se non in una percentuale tra il 15 e il 20%. Perché la variante Omicron ha un indice di trasmissibilità tra 12 e 15 e poi non tutti usano questa protezione al chiuso. Alcuni la portano male, altri non sempre, come spiega il sottosegretario alla Salute Sileri alla giornata nazionale di donazione del sangue alla Pontificia Università Salesiana. I comportamenti da adottare sono cercare di rispettarsi l'un con l'altro, quindi evitare ancora assembramento. Ancora dobbiamo usare la mascherina, poi la toglieremo, lavarsi sicuramente le mani e quindi evitare quelle occasioni potenziali di contagio. Se poi uno ha un raffreddore o dei sintomi influenzali, è meglio che sta a casa e fa un tampone per proteggere gli altri. Il 20 aprile il Ministero della Salute deciderà se confermare lo stop all'obbligo di mascherina al chiuso, sancito dal 1 maggio, o se prolungarlo. Nelle prossime ore invece l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, si esprimerà sull'opzione di estendere la quarta dose di vaccino agli over 65. Intanto, per chi è stato contagiato, si è visto che a 6 mesi dalla malattia gli esami al cuore sono raddoppiati e sono aumentati le tacche al torace, forse per timore di una polmonite.